Dopo i fondi per investimenti negli immobili e negli edifici della città che necessitano di essere rimessi a nuovo, gli ultimi fondi del PNRR hanno una valenza sociale a Corbetta. Dopo il Museo del Legno e le case popolari del comune, tocca ora agli edifici pubblici che potranno ospitare appartamenti dedicati ai disabili. L'ammontare dei fondi che giungeranno a Corbetta è di 350.000 euro per questo progetto che l'amministrazione comunale sta portando avanti insieme all'associazione La Quercia Onlus. Una bellissima notizia. Siamo stati finanziati dai fondi del PNRR per un progetto cui l'amministrazione tiene moltissimo, che è il cosiddetto Dopo di Noi. Abbiamo vinto un bando da 350.000 euro per sistemare due appartamenti di proprietà comunale e dedicarli a un progetto di autonomia di soggetti disabili di Corbetta, progetto fatto insieme alla Quercia. Un ennesimo progetto del PNRR vinto da Corbetta, ma questo è qualcosa di speciale perché permette comunque un progetto di autonomia a soggetti fragili e quindi grande entusiasmo in tutta la città per questo progetto. Un ringraziamento particolare alla Quercia e ai dipendenti del Comune di Corbetta che hanno portato avanti e vanno portato a casa questo progetto importante. Così, dopo il primo progetto riguardante il Dopo di Noi avviato a Corbetta nel 2017 e finanziato con le risorse del PNRR, saranno riqualificati altri due appartamenti del Comune, saranno realizzati dei contesti abitativi sicuri dove dar vita a percorsi di autonomia abitativa e di formazione al lavoro. Il progetto per cui Corbetta si è appena aggiudicata questi 350.000 euro del PNRR si sviluppa anche nella creazione di un appartamento didattico per i soggetti fragili dove possano essere accompagnati nel loro percorso di formazione e poi uno sportello per i loro familiari, ma utile anche per chi avesse bisogno di sostegno psicologico e infine uno spazio per l'istituzione di gruppi di auto e mutuo aiuto, cioè l'insieme di tutte le misure adottate da figure non professioniste per promuovere, mantenere o recuperare la salute, intesa come completo benessere fisico e psicologico, gruppi in cui il benessere viene raggiunto con il confronto e l'aprirsi all'altro.